Tutte le strade portano a Roma. Con il G20 di domani la capitale italiana torna a farsi caput mundi e per due giorni sarà il vero snodo della politica internazionale. La città è blindata da ieri e lo sarà fino al termine del vertice domenica prossima. La zona rossa, oltre 10 km quadrati intorno alla nuvola di Fuxas all'Eur, dove si svolgerà il summit, è stata bonificata e ora è presidiata e sorvegliata da centinaia di uomini delle forze dell'ordine. Oltre 5.000, fa sapere la prefettura, che ha messo in piedi l'imponente macchina della sicurezza. Controlli, posti di blocco, checkpoint, diversi elicotteri sorvoleranno costantemente la città, gli unici che potranno farlo, visto la chiusura dello spazio aereo per tutta la durata del G20. Sulle terrazze dei palazzi, tiratori scelti, in strada i reparti cinofili, gli artificieri, con le forze speciali dell'antiterrorismo pronte ad entrare in azione. Già arrivate molte delegazioni, presidiati anche gli alberghi dove soggiorneranno, rafforzata la vigilanza dell'esercito su tutte le ambasciate in attesa dell'arrivo dei leader mondiali. Massima attenzione anche nelle vie del centro storico, anche qui centinaia di agenti presideranno la zona, anche in assetto antisommossa, per prevenire i cortei Novax e no Green Pass non autorizzati e a rischio di infiltrazioni di black bloc, anarchici ed estremisti che potrebbero arrivare anche dall'estero. Per questo sono stati aumentati i controlli negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, ma anche in tutti gli scali ferroviari della capitale. Oggi contro il G20 sono scesi in piazza gli studenti, circa un migliaio. Il corteo autorizzato è partito da Circo Massimo e ha raggiunto la sede del Ministero dell'Istruzione di Viale Trastevere al grido «Siamo il futuro, ma senza futuro».